ultimi tempi vedo che la gente ha bisogno di qualcosa di nuovo, no? Di divertirsi, quindi abbiamo visto il padel cosa ha fatto, magari questo potrebbe essere l'alternativa al padel, fatto in una certa maniera, fatto bene, nelle piazze. Penso sia anche una cosa buona per le piazze, per la gente, per fare degli eventi, no? Dove aggregare tutti, stare insieme, perché poi l'obiettivo è stare insieme, non è, noi facciamo un'esibizione, ma l'obiettivo è riunire le persone, farle stare insieme, fargli godere una giornata bella, di festa. Questo è uno sport che noi in carriera abbiamo sempre praticato, alle volte come, proprio come diciamo gioco, alle volte come recupero attivo, però è un ecco, nella specificità del calcio è un esercizio, è un'esercitazione molto tecnica, quindi aiuta a migliorare la tecnica, soprattutto la sensibilità con la palla. Chiaramente devi anche abbinare un po' di acrobazia, perché c'è il gioco di testa, c'è la semirovesciata, si può anche fare la rovesciata. Questo è uno sport che secondo me è essenziale, soprattutto nei ragazzi. Io per esempio alleno il settore giovanile, ragazzi di 13-14 anni a Pescara, e spesso lo utilizzo anche come un riscaldamento iniziale, perché per me la tecnica è qui, ce ne vuole tantissima di tecnica, è fondamentale per il gioco del calcio. Quindi anche per il futuro penso che sia una cosa importantissima, uno sport che può ambire a fare qualcosa di importante, perché come dicevo prima è tutto tecnica e per il calcio la tecnica è essenziale. Ma questo è uno sport che quando eravamo in attività lo praticavamo praticamente tutti i giorni come riscaldamento, è uno sport che è molto aggregante, divertente e oltretutto serve perché comunque crei delle basi importanti dal punto di vista tecnico. E poi la componente importante è sostanzialmente il divertimento, diverte molto, insomma si creavano bei presupposti con belle prese in giro nello spogliatoio.